il gesto più importante, ancora più importante della mascherina, è lavarsi spesso le mani. È chiaro? Il virus, il coronavirus, questo bastardo, è una catena di RNA coperta da grasso. Se tu usi il sapone e per 15 secondi, 20 secondi ti sfreghi le mani, il virus va nel lavandino. È chiaro? Dopodiché, lavarsi le mani e il virus si trasmette attraverso la saliva o attraverso le particelle, uno lo starnutisce, eccetera. Ecco perché c'è la distanza sociale. Però allarmarsi perché dentro dell'ospedale di Rossano c'è un paziente Covid, beh, di che stiamo parlando? Oh, ragazzi, ma sapete quante cose più pericolose ci sono in giro per i paesi, per le città, eccetera, e noi non ci rendiamo conto? Cioè, voglio dire, quando si sente parlare che una bomba la scoppia per aria, sapete, io ad esempio ho un riflesso condizionato di paura che quando sono in autostrada e vedo un camion con le bombole, accelero per allontanarmi, perché mi viene, cioè, è anche successo, eh? La mascherina serve a chi è positivo per evitare di disseminarlo in giro e a chi agisce con i positivi. Quindi l'operatore sanitario, medico, infermiere, OSS, eccetera, deve proteggersi perché ha a che fare con i positivi. Ma questi sono i motivi della mascherina. Noi adesso abbiamo fatto diventare il mondo pieno di mascherine, ma sapete che negli anni 70 l'asiatica ha fatto morire 10.000 persone? Voglio dire, di che stiamo parlando? Mica c'erano le mascherine. Voi non c'eravate nel 70, ma io c'ero. O nel 68 con la Hong Kong. Mai a me resta lo sguardo, perché mangiare devo stare attento perché altrimenti è tossico, bere devo stare attento perché non posso alzare il gomito come mi sarebbe piaciuto una volta, le donne non ne posso più, perché ormai io lo uso come un catetere. Ragazzi, scopate adesso che ce la potete fare, tranquilli, avete l'età giusta e gli ormoni giusti, datemi da fare, perché quando avete la mia età, vi assicuro, se trovate uno a 70 anni che dice che scopa, non credete. Perché come me lo dice tu che te.